Ieri c'è stata una svolta scioccante, chissà se Mitsuru starà bene, ne dubito. Che ne sarà di tutti noi? Tu lo sai? Sento la gente parlare. Hai sentito? Il padre della presidente del consiglio studentesco è morto per una malattia, vero? Non posso immaginare come si senta senza entrambi i genitori. Già, credo che aiuterò mamma con qualche commissione appena torno a casa. Brava ragazza. La prima campanella è suonata. Chi è che mi scrive? È un messaggio da parte di Sanada. Voglio sondare il terreno con tutti e capire che in situazione ci troviamo. Vieni nella sala comune appena rientri. D'accordo, capo. Ma, 当然だろうな。アイギスもいないし。正直もう何が何だか。新聞やニュースはもう盛んに騒いでますね。病死ってことになってましたけど。いつも事実とは違う。Beh, perché quello che succede nell'ora buia non può essere riportato, ovviamente. キリジョー先輩、さすがにいないっすね。一人娘だからな。葬儀から後継問題まで、すべてで矢面に立たされる。向こう一週間くらいは。Un po' come Arun Persona 5. なんかそれきつそう。大丈夫かな。俺らこれからどうしたらいいんすかね。つか、千鳥とかどうなるんすか。どうもこうも一切通達なしだ。それどころじゃないんだろう。本音はおそらくグループの内部でもどうしたらいいかわからないんだ。アイニス、大丈夫だといいな。な、だよ。どんなこと言ってくるのかと思えば放置かよ。いいのか、大人がそんなんで。ミツルが宗家に行っているからな。その影響もあるかもしれない。そっか。けど、これからどうします？影時間を消すどころか、手がかりもゼロ。それらしい敵ももういないし。Beh, l'unica cosa rimasta è salire nel tartaro ora come ora. 何のことだったんだろう。もし僕らがあのまま生贄になってたら、何が起きたんでしょうか。Non possiamo neanche immaginarlo, non lo sappiamo. わからないことだらけ。でもまあ。悩んでても始まんないっしょ。状況とか今はわかんねんだし。そうだな。ただ一つ確かなことがある。タルタロスはまだあって、あそこにはまだシャドウがいるんだ。何が起きてもいいように、力は鍛えておく必要がある。はい。それじゃ今夜は解散だ。ゆっくり休めよ。眠れなくてもな。わかりました。うす。Mi sembra l'opzione migliore. あ、そうだ。ゆかりちゃん。ん？何これ？ディスク？ Il 理事長の私物の。Il filmato in versione originale. ほとんど消されかかってたけど、なんとか復元してみたの。Ti pareva。Brava ragazza. Arigato. Ato de mite miru ne. Kanarazu mite ne. Kore DVD. Saisei wa to. Ha, uzutta. Vediamo. Kono kiroku ga kokoro aru hito no me ni fureru koto o negaimasu. これってあの時の後藤氏は忌まわしい思想に見入られ変わってしまった。この実験は行われるべきじゃなかった。だから私は強引に実験を中断した。しかしそのせいで飛散したシャドウが後世に悪影響を及ぼすのは間違いないだろう。でもこうしなければ世界の全てが今破滅したかもしれない。頼む、よく聞いてほしい。くれぐれも警告しておく。散ったシャドウに触れてはいけない。これ
この研究、私は止めることができなかった。悪魔に見入られた五道士の耳に私ごときの言葉は届かなかった。あれらは互いを食い合い一つになろうとする。そしてそうなればもう全てが終わりだ。もう一度言う、散ったシャドウには、Come ho detto io l'ultima volta. 本当の記録、いくつきがいじる前の本当の、お父さん実験を止めようとしてたんだ。僕はもう助からないでしょう。最後に一つだけ、これを見たどなたかが娘にゆかりに会うことがあったら伝えてほしい。帰るって約束したのにこんなことになってすまない。でもお父さんはお前と一緒に過ごせて、この世の誰より幸せだった。お父さん、愛してるよゆかり。どうか元気でいてほしい。お父さん、お父さん。Questa è stata una bella parte. Questa è stata una bella parte. E finalmente adesso si risveglierà anche la sua persona. E ora si libererà anche di quelle catene. Si è unita al Thor, è diventata una cosa unica. Quindi la sua persona è diventata da Io a Iside. Ok, non è male, ci sta. E ottiene come nuova abilità danno del prossimo attacco magico più che raddoppiato. Ah, come Koromaru. Watashi, nan toka shite miru yo. Sore de ii yo ne. Oto-san. D'accordo, come abilità non mi dispiace. E niente, non so cosa fare oggi. Guarda, ci speravo. Nota del fan site sui ninja. Ok, e basta, d'accordo. Spero che aumenti, non lo so, qualche nostra abilità nel colpire i nemici. Vediamo dove porta questo indirizzo. Covo di ninja, un forum straniero in cui la gente parla dei ninja. Ninpo, punteggio ricerca ninja 222. Alcune persone vogliono davvero diventare dei veri ninja, diamo un'occhiata. No ninnin. I ninja hanno tecniche di respirazione uniche come Futai Ibiku, Okinaga e altre. Ho scoperto tecniche di respirazione interessanti usate da ninja per percorrere lunghe distanze. Potrei sfruttare anche io per correre velocemente come un ninja. Mi fa lo scatto prima. Ecco appunto. Il tempo necessario per scattare prima di poter effettuare l'imboscata è stato ridotto. Niente di eccezionale, ma comunque meglio di nulla. Oh, ora oscura, pensa un po'. Che io continuo a dire ora oscura, ma è ora buia, ma tanto il concetto è sempre quello. Ehi là! Lo so. Anche più di uno. Credo di sì. Hibi no kyōgū mo namidatte orareru go yōsu da ga. Moushiagete iru no wa sōyū koto dewa nai. Anata jishin no seishin. E io quello parlavo fra. Koyoi anata o oyobi tome shita no wa sono tame nano desu. Kore kara o susumeru sai ni hitotsu dake. Sì. Ovvero? Il contratto? Il foglio che ho firmato al dormitorio. Oboete oide desu ka na? Anata ga shomei sareta kado ni wa kou arimasu. Sì, mi farebbe piacere. Erabito ni shi. Ikanaru ketsumatsu mo uke iren to. Nani? Go shinpai mesaru na. Okyakujin ga 何を選び取ろうとも、私はそれに従って参ります。しかし、あなたご自身は、自らの行いに常に責任を負わねばなりません。È una mia impressione o Igor
in questo capitolo è un po' più stronzo. Cioè, in Persona 5, lasciando perdere la parte iniziale, ma quando troviamo il vero Igor, lui è molto più accondiscendente verso Joker, mentre nel quarto, diciamo che è molto più distaccato, fa quasi tutto Margaret alla fine, mentre qua è proprio stronzo. Cioè, non stronzo nel senso cattivo, ma stronzo nel senso ci tiene a ricordarti qual è il tuo ruolo e farti capire che lui c'è. Tatoe sore ga ikanaru ketsumatsu ni musubitsuite mo ne. Dalle conseguenze. Ka wasure naki you ni. Dewa gokigen yo. Mi stai dicendo che a breve ci sarà una decisione importante? A prescindere dalle tue decisioni, vuol dire che ci sarà una decisione importante da prendere da qui a poco. Yo, Chidori. Da quanto tempo? Marina, appunto. Iroiro atte, chitto na. Dosta? Soka. Takaya to Jin te yatsu no koto kiita no ka? Hanasanakya to wa omotte ta. Chidori no nakama datta yatsu to ore ra tatakatta wake da shi. Sono koto ja ne no? Yappari kowai kurushi. Junpei. Junpei wa ato 2 nen tattara dou shiteru? 2 nen? Sa na. Bella domanda. Io non so neanche cosa farò del domani della mia vita. Teko, nande? Ah, soya Chidori. Saikin are yannaku natta yo na. Jibun de kizu tsukechau yatsu. Eh? Adesso ricomincia. Za 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 za. Yokatta ze. Tsuka. Onna kireina tei shiten no ni. Sawaranai de yo. Eh? Gomen. Sonna tsumori ja. Itakute kurushii. Junpei ga kuru to mae wa tanoshikatta. Ii kibun ni naru koto mo atta. Demo ima wa zenzen shigaru. E che cosa è cambiato il tempo che non l'hai visto? Itai. Kurushii. Konna no gaman dekinai. Nanda yo sore. Zenzen wakanne yo. Neanche io. Nanda kirawareru youna koto shita? Wake o kikashite kure yo. Junpei. No konai de. Chidori. Doushite? Per oggi le lezioni sono finite. Richieste. Crea una persona con attacco tempesta, eh? Vorrei provare il succo Oden. Questo entro fine mese. Portami del cibo adatto a un amico peloso. A chissà chi dovremmo chiederlo. Non è qualcosa che viene consumato normalmente dagli umani. Infatti tra i tuoi amici sembra che solo uno adori mangiarlo. Quello peloso con quattro zampe. Vai a pulire il bagno. Questa volta la richiesta consiste nel pulire la città. Il luogo è? I bagni della stazione di Port Island. Per favore pulisci quell'area. Hai già ottenuto il necessario equipaggiamento per la pulizia, assicurati di farne buon uso. Oh, crea Alice! Prima di creare Alice ce ne vuole. Purtroppo per arrivare ad Alice ci serve il livello. Pare che sia molto difficile ottenere anche solo un esemplare di succo Oden. Anche tra i fanatici delle bevande lattine ben pochi sono coloro che hanno ottenuto. Ti conviene per prima cosa parlare con un esperto. È poco saggio cominciare una ricerca senza sapere da dove partire. È solo un'intuizione, ma forse potresti trovare una persona del genere vicino a un caco. A un caco? E attacco tempesta? Ah, ce l'abbiamo già, fantastico. Penso che volevo anche cancellargliela. Ok, questi sono i bagni. Ehi, non puoi entrare, sto ancora pulendo il pavimento. Oh, non sei qui per usare il bagno? Oh, ok, quindi vuoi darmi una mano, eh? Wow, hai pure portato una spazzola, ti vedo intraprendente. Bene, allora, perché non inizi dall'altro angolo? Sembra che aiuterò le donne del pulizia. C'è una mattonella che proprio non riesco a pulire. Strofina di più. Non importa quanto strofini lo sporco, non se ne va. Cosa dovrei fare? Strofina ancora di più. Impiegando tutte le mie forze, lo sporco sembra iniziare a sparire. La mattonella è pulitissima.
Wow, gliel'hai proprio fatta vedere quel pavimento. Aiuti spesso a pulire i bagni della scuola dopo pranzo. Sei davvero il fatto tuo. Grazie mille, al resto ci penso io. Hai aiutato a pulire il bagno. E vai. Dobbiamo trovare quindi qualcuno esperto di lattine. Ok, ecco una richiesta. I bagni sono puliti. Grazie per aver aiutato a pulire il bagno della stazione di Port Island. Lo spazzolone che hai usato per pulire il bagno. Lo sporco rimasto tra le setole potrebbe servire in battaglia. Forse una specie di fusione delle armi, no? Ecco la tua ricompensa. Wow. Potrei fare trombettiere come persona che utilizza concentrazione carica, sai? Io sono Trono, tu che segui la strada alta. Lascia che io sia le tue ruote e ti assista. Ok, anche lui non sembra una cattiva idea. 49 di magia, d'altronde, non è neanche terribile. Dai, Joshua, questo è il mio nome. Tu, che hai un corpo di carne e sangue immune dalla marcescenza, accogliamo insieme il giorno della salvezza. Beh, con una sola debolezza ti accolgo volentieri con Biggie Dolan, sappilo. Alta chance di luce fatale a tutti i nemici, la madonna. E annulla oscurità. Ah, questo è utile, questo è dannatamente utile. E fondendo Chuchu Online e Succube, che comunque è un'ottima persona, otteniamo trombettiere. Carica, concentrazione. Tanto il suo compito sarà quello di farci da supporto. Io sono trombettiere. Oh nobile cuore che mi ospiti, suoniamo insieme le trombe della catastrofe. E spero che un'abilità si evolva. No, peccato. Beh dai, già solo questi due sono già un bel guadagno oggi. E ora che abbiamo una stella, possiamo andare da lui. Ottimo, allora mangiamo. Oh, ma oggi vado di fretta, quindi mangiamo i takoyaki. D'accordo. Come la prima volta che li abbiamo mangiati assieme. Ehi Fra, mangia con calma, sennò ti scotti. Esatto, gustati il cibo. Ho capito però. Vabbè, cosa fai? Lasci morire di fame. Ho capito però. Mangiare 10 takoyaki in 5 secondi? Ah sì? Beh, speriamo vada bene allora. Non sarebbe male. Sarebbe fantastico. Meno cose a cui pensare, vero? Però con una borsa di studio è un altro conto. Esatto. Lui è l'evoluzione migliore di quello che abbiamo a scuola, comunque. Lui è l'evoluzione migliore perché c'ha un sogno, si sta impegnando tantissimo. Certo, l'altro c'ha il ginocchio andato, per carità. Però lui ha già in mente esattamente cosa deve fare e cosa farà. Beh, te lo auguro allora. Ah, so da yona. Omae ni iwareru to anshin suru. Itsumo omou da. Eh beh. Impegnati e vedrai che ce la farai. Ayase sta pensando seriamente al suo futuro. Ayase si è aperto con me riguardo ai suoi problemi. Sento che il nostro legame si sta rafforzando. Beh, però il suo confidant è importante. Il suo confidant dobbiamo tenerlo ben a mente. Corri allora. Vai al supermercato, vai. Everyday young like Junesu. Ehi là, tutto a posto? Fammi indovinare, è scomparso qualcuno o si è aperto il passaggio? Ma va? Grazie. Non puoi immaginare quanto ne siamo felici. Ha detto che si è aperto un passaggio precedentemente bloccato. Dovremmo dare un'occhiata, ovvio. Oh, sei tornato. Sembra che Mitsuru non tornerà per un po'. Vorrei poter pensare che starà bene, ma stavolta non ne sono così sicuro. Domanda, quindi possiamo andarci? Queste persone hanno degli impegni stanotte, non possono venire.
Mitsuru, ovviamente. Ah, anche Junpei? Beh, no, allora. Se non c'è neanche Junpei. Allora, Mitsuru ci è andata di culo che l'altra volta l'abbiamo fatta di salire di livello insieme a Koromaru. Koromaru sembra felice dopo aver mangiato a sazietà il suo cibo per cani. Ora che ci penso, Elizabeth mi ha chiesto di procurarmi un oggetto particolare. Vuoi portarmi via la scatoletta, fra? Sembra pensare che io abbia fame. Mi ha lanciato uno sguardo eloquente, con gli occhi pieni di affetto. Tieni, mangia, che sei deperito. Grazie. Credo che stia cercando di condividere il suo cibo per cani con me, forse dovrei accettare, grazie. Poi, Aegis, è tornata. Mi spiace davvero. Anche se ero sotto il controllo, non riesco a credere di avervi fatto una cosa del genere. Potrete mai perdonarmi? Ma certo. Grazie. Continuerò a fare quello che posso per aiutare. Brava ragazza. È il suo ritorno, così è tornata e lì appoggiata, come se niente fosse. Neanche una minima di spiegazione. Chiedo scusa per il mio comportamento. Cosa che ha fatto, per carità, però a me, perché sono andato io a parlarle. Tieni il cibo per cani. Quindi è questo il cibo per il tuo piccolo amico peloso. Oh, l'etichetta dice cibo per cani di lusso. Questo tuo amico è un gourmet? Che aroma attraente, non dirmi che hanno usato quello come ingrediente. Invidio veramente questo tuo amico. Lui sì che può godere di cene di un simile lusso. Ecco la tua ricompensa, osso. Mi immagino già che oggetto sarà. Portami un action figure di Federman R. Un'altra richiesta a fine mese. Un action figure di Federman. Di certo conosci il motto, no? Vada in retro, demonio. Il Phoenix Ranger dell'amore e della giustizia è qui. E che sia chiaro, sto chiedendo specificatamente un action figure di Federman R. Ricorda, nessun altro Federman è accettabile. Non per questa richiesta. Come vuoi. Proverò a chiedere all'unica persona disponibile. Queste richieste però sono dannatamente facili. Vai, lo chiedi, porta. È fatto. Oh, ciao Star-san. Cosa? Una bambola di Federman R? Non è il premio che si vince nella lotteria? Puoi partecipare comprando pacchetti di gomme. Perché ne vuoi una? Vai già al liceo. Beh, in realtà una l'avrei. Ok. Cioè neanche ti dice la puoi vincere facendo questo. Tu provi a vincere, la vinci, ok. Non è che mi piacciono, è solo che per caso ho dei biglietti della lotteria in più. In realtà ho un doppione dello stesso colore, quindi puoi tenerla. Ma trattala con cura. Però wow, non pensavo che ti piacessero Phoenix Ranger Federman R. Magari potremmo vederlo assieme qualche volta. Certo, mi piace perché si chiama come me, ovviamente. Vedi, ste richieste sono... Io non so se erano così anche nel gioco originale, però sono porca troia facili. Vai, prendi l'oggetto, torni, fatto. Ecco tra te. Hai completato una richiesta? Un attimo solo. Vedo che hai ottenuto un action figure di Federman R. Posso tenerla? Interessante. Puoi metterla in diverse posizioni e giocarci. Oh, è così flessibile da assumere anche questa posa. Mi sento emozionatamente travolta. Meglio se la riprendi. Ecco la tua ricompensa, idolo sacrificale. Perché mi sa di oggetto che puoi morire tipo una volta e non crepi? Resurrezione. Manufatto divino che ripristi a tutti gli HP della morte per una volta a battaglia. Interessante, molto buono tra l'altro. Cioè tu puoi crepare e pam, ritorni in vita. E ti dirò, questo oggetto se non si consuma può essere anche buono. Chance di critico alta l'osso. Vediamo quanto è forte. Ok, ok, 10 punti di forza. Però questo aveva potenza oscurità che non era neanche male, eh? Beh, non c'è rimasto molto da fare, quindi andrò a mangiare di nuovo del pesce. Era da molto che non facevamo sta routine, che ogni volta venivamo qua a mangiare. Tanto lo so già che non me l'aumenta. Guarda, non ci spero neanche più. Oh! Cristo, finalmente! Prestazioni perfette, era... Finalmente è arrivato il momento! Maledizioni! Guarda, non ci speravo neanche ormai. Sento la gente che parla. 3, 2, 1, eccola qui. Cavolo, c'è qualcuno che con la sindrome apatica anche nel mio corso privato. Ho sentito che non ha colpito solo questa città, sta succedendo anche altrove. Chissà che ne sarà del paese. Ehi, non essere così pessimista, sono certa che qualcuno sistemerà le cose. Ciao, eccoci. Oh, Dio, ancora lui. Bene, iniziamo. Om Vajaratnahon. Oggi esamineremo le forme regionali della magia. Iniziamo dall'India, uno dei luoghi d'origine della magia. Forse non avete mai considerato l'India un luogo particolarmente magico, ma vi assicuro che lo è. Se ci pensate, la magia esoterica buddista è venuta dall'India. Ha esercitato una certa influenza sullo gnosticismo, ponendo al contempo le basi per la teosofia moderna. Si dice che anche le Upanishad, parte dei Veda, siano stati i primi libri della magia. Molti antichi indiani studiavano la magia con passione. I maghi indiani fecero il loro ingresso in circostanze simili a quelle del resto del mondo. In India è tradizione condurre una vita pia.
Tuttavia alcune persone sostengono di aver ottenuto un immenso potere meditando la tapaja. All'inizio queste affermazioni furono respinte, ma piano piano ottennero consenso e numeri. Alla fine le loro pratiche furono accettate nell'uso comune. Si tratta degli asceti menzionati nelle Upanishad. Tuttavia un normale essere umano non riuscirebbe facilmente a imitare le loro abilità. I cosiddetti Tapanishvan hanno superato i limiti dell'umanità. Credete che sareste in grado di digiunare e pregare per mesi, senza nutrirvi e dormire? Morireste prima di ottenere qualsiasi potere. Quindi è comprensibile che Buddha abbia respinto un ascetismo così estremo. Ovviamente l'Upanishad non tratta solo di questioni pratiche e radicali. Contengono anche metodi molto pratici. Per esempio, in queste scritture fu introdotto anche lo yoga. Allora, mi state ascoltando? Niente proiezioni extracorporee, eh? Crediti di una domanda per misurare la vostra attenzione. Se sbagliate fareste meglio prepararvi per una bella dose di karma negativo. Om Vrajarat Naom. Bene, chi dovrei scegliere? Te, Star, ovviamente. Qual è l'antico testo magico indiano che ho menzionato oggi? Le Upanishad. Ok. Corretto, ma devi comunque condurre una vita onesta. Io non ho influenza sul karma. Andiamo avanti. Ci sono molte diverse scuole di yoga e un numero quasi infinito di asana o pose. Alcune asana servono per la salute, altre per la preghiera. Una parte importante è lo Hatha Yoga, il tipo di yoga più noto oggigiorno. Il suo scopo è purificare la mente attraverso la cura del corpo. Beh, ormai siamo il massimo della perfezione di questa scuola, quindi più nulla ci può migliorare. Siamo talmente bravi che finalmente possiamo uscire con Mitsuru. Cosa che non credo che le interessi al momento, anche se le farebbe bene. Oh, Junpei, ciao. Che c'è? Oh, sei tu. Ehi, hai visto il messaggio che dicevano di andare a mangiare qualcosa? In realtà no, però sono già qui, quindi... Yes. Grande, prendiamo qualcosa nell'area commerciale. Beh, prima arriviamo alla stazione di Port Island. Usciamo fra, allora. Stai guardando i fiori? Anche per 5, vai pure. Irasshaimase. Tu quale stai guardando? Quelli rosa? Quelli bianchi. Sono per il funerale il bianco, vero? Ecco. No, fermo lì. Prendi quei fiori. Fra, vai e prendi quei fiori. Quindi non compri nulla? Fra, sono dei fiori, è un bel pensiero, no? Dai, dimmi tutto. Chissà chi è questa persona che vai a trovare. Credo che la risposta sia nulla. Credo che sia un problema suo. Fai passare un po' di tempo. Vedrai che le passerà. Esatto. Piuttosto che non andare o andare apposta. やる気が絡まってばっかでさ、野球やってた時からそうだ。打ったらヒーローって場面で気合い入れてバッターボックス立っても、ヒーローになれた試しは一度もない。いざって時に空振ってばっかで、今も昔もまるで変わってねえ。Però sei migliorato. Ti posso dire che come persona sei cresciuta. Le cose possono ancora cambiare. Grazie. Lo fanno tutti, quindi non sei neanche l'unico.
Siamo amici. Andiamo e mangiamo qualcosa. Se non lo sei tu. Junpei non ha comprato i fiori bianchi scelti. Chissà se salterà la visita all'ospedale. Forse dovrei andare io a prenderli. Mentre tornavamo, io e Junpei ci siamo fermati da Wakatsu. Dopo aver mangiato il... Guarda, se non ci andavo ieri, mi lamentavo oggi. Ormai... Tutto finito. Tutto a posto. Siamo i satanisti più intelligenti di questo mondo. 666. Oh, salve. Beh, ormai non è che ci sia rimasto molto da fare se non aspettare che Junpei vada di sopra a finire di leggere e... Quindi, boh, che vuoi fare? Andiamo a farci un giro? Sembra che voglia andare a fare una passeggiata. Andiamo. Ehi! Nani attrenda? Te, inu no sanpo ka? Tu invece ti stai allenando? Uchi mo mukashi inu katte tanda. Nanda ka natsukashii na. Ho pensato una cosa bruttissima, Dio santo. Ho pensato una cosa terribile. Poi ce lo siamo mangiati perché non avevamo più cibo. Cos'hai trovato, Koromaru? Beh, è uno molto allegro. Credo che questa cosa ci abbia aiutato nel caso di bisogno con Ayase, sai? Penso, poi non ne sono sicuro, magari è solo un incontro randomico. Oggi non si va a scuola. Oh, ma c'è la fotografia! Scattata insieme al 4 novembre, la foto sorridono tutti. Tutti tranne Aegis, perché non c'era. Oggi vi offriamo un set di bambole misteriose! A tutti i collezionisti di bambole abbiamo una favolosa selezione solo per voi! Iniziamo con bambola giapponese! Ed è in un pacchetto da tre, guardate che dettagli perfetti! Oh, santo cielo, che meraviglia! Ma aspettate! Non è tutto, ci aggiungo anche Homunculus. Indovinate quanti? Due. No. Beh, gli Homunculus sono buoni. Posso prenderli gratuitamente con le gemme, però fanno sempre comodo. Non è poco come spesa, però sempre meglio averli. Allora, prima le cose importanti. Andiamo a comprare i fiori, vediamo se me lo fa fare. Fiore bianco, eccolo qui. Moltiplichiamo le carte e parliamo con l'unica persona che ormai ci può capire veramente. Oh, tu... Bene, scusami, tra poco mi passa. Sento che presto potrei avvicinarmi, d'accordo, passiamo il tempo con lui. Grazie, sono felice che tu sia qui. Anche due, vai tranquillo. Prenditi tutto il tempo. Beh, non è una... Scusami, è un'idea un po' del culo, eh. E perché ti sei fermato? Cioè, ho capito il dolore, tutto il resto non ti guariranno, però almeno non passi gli ultimi momenti tutto dolorante, scusami. È un'idea un po' del cazzo, eh. Ho capito, però. E pensi di trovarlo all'interno del dolore? E pensa che tu mi volevi cacciare all'inizio. La storia e non la tua vita. Te lo auguro. Alla fine sarebbe anche un dispiacere. Saremmo due a lasciare questo mondo troppo presto, forse. Però
Livello 8. Ci mancano altri due incontri. È stato molto breve oggi, eh? La settimana prossima. Ho salutato Kamiki e sono tornato al dormitorio. Junpei, eccoti qua. Domani le farò visita di sicuro, ma... non so che dirle, se solo avessi qualche motivo per vederla. Tieni, ho un fiore, daglielo. Ehi, ma... dai, parliamo un po'. Sono per te, idiota. Vai e daglieli. No! Aiutarti? Ti comporti come un bambino. Vai e fallo. Non eri di cattivo umore prima. Muovi il culo e vai. Ogni tanto serve essere un po' bacchettoni con lui, eh? Tutto figo. Vai con questi e non rompere il cazzo. Fai quello che vuoi. Allora, ci andiamo a fare un giro? Ormai sei il mio ultimo passatempo. Senza di te non so che altro fare. La mia bella fidanzatina. Ma non è mai carino come te, Yuko. Beh, quando avremo una casa assieme, magari. Dai, dimmi. Dio mio, che argomenti, tesoro. Wow. E che mi frega, tanto io sono felice. Wow. Io e Koromaru siamo tornati al dormitorio. Beh, guarda, se incontriamo più persone che non abbiamo maxato ancora, queste sono le occasioni migliori per farlo.